Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi in questo video, ragazzi, volevo andarmi a evolvere per la seconda volta Spezzaculi. Spezzaculi è arrivato anche il suo turno. Ho rollato anche oggi e ieri, diciamo, un paio di mila gemme sparpagliate che avevo accumulato un po', ma non mi è uscita nessuna copia e quindi sono costretto a usare 60.000 frammenti. Quindi andiamo un po' a prenderci anche 217 bei libroni. Ed ecco qua, Spezzacuori evoluta. Andiamola un attimo a riportare ovviamente su di livello. Anzi, andiamo prima a ritirare tutti quanti i libri. Infatti Spezzacuori non ha spiegare e quindi preferirei andare un pochettino a tirargli su il livello e poi magari a livello 180 la finisco a expare con i dungeon e le ondate. Quindi vediamo un pochettino tantissimi di questi libri. Poi 160, facciamo così, 180, dobbiamo prendere un po' di oro, ce lo andiamo a prendere al volo. Eccolo qua, proprio 1.400.000. Vediamo un po', facciamo così, mettiamo anche l'oro. Prendiamo altro oro, ci siamo quasi, giusto ultimissimissimissimo raid, eccocelo qui, pam, perfetto, dovremmo proprio esserci. Allora torniamo su Spezzaculi, eccola qui, potenziamo livello 180, la missione tra 38 minuti, ma ho proprio un sacco di carte, quindi mi posso andare a spaccare anche un po' di dungeon qui, andarli a spazzare, non con loro ovviamente, non con loro. Eccola qui, Spezzacuori, livello 180, gli facciamo prendere un pochettino di exp e per quanto riguarda il mio account è tutto. Andiamogli a dare magari un attimo uno sguardo agli attributi, arriva circa 13.000 e qualcosa, gli ho portato anche le iscrizioni a livello 100, potrei mettergli anche un artefatto, adesso la skill posso continuare a portargliela su a questo punto, dato che non mi è uscito niente, possiamo fare così, gli vado a portare la skill a livello 8, manca un pochettino, ci andiamo a prendere gli eroi che mancano. Ok, 54 sfere, ne servono ancora un altro po'. Ok, eccoci qua, quasi skill a 8, ed eccola qui, skill 8 per Spezzacuori. E adesso andiamoci a rollare circa una 7.000 gemme con un altro account, anche perché oggi hanno aggiornato e quindi speriamo, ragazzi, di trovare il nuovo eroe. Ed eccoci qua, ragazzi, pronti a rollare queste 7.000 gemme. Ringrazio anche Lord Giulio per aver scritto Snowkills con le mura del villaggio, deve essersi fatto anche relativamente il mazzo, e quindi andiamo un pochettino a vedere se riusciamo a trovargli qualche nuovo eroe a Lord Giulio. Eccolo qui, mi ero perso l'altare degli eroi. Allora, andiamo un pochettino a vedere con un bel 4,50, ragazzi, il 30 euro subito, ma non è il nuovo eroe, non è un campione gelatinoso. Sprechiamo drop leggendari, ragazzi, li sprechiamo, andiamo col 4,50, cioè il triplone. Volevo dire, attenzione Aries, che sicuramentissimamente non gli serve. Chi non ha Aries, ormai dopo l'hanno messo a 7 euro e ce l'hanno anche morti, quindi possiamo andare... Proseguire il triplone tricolore, ragazzi, tricolore, andiamo con un singolo, qualche leggendario si è già affacciato, non possiamo dirci insoddisfatti, ma con un bel triplone invece soltanto un campione gelatinoso assolutamente sciamanoso, niente da fare, linfe come se non ci fosse un domani e bisogna anche aumentare la capacità slot. Quindi siamo alle ultimissime gemme, ragazzi, ultimissime, niente da fare, non ce lo vuole dare questo Ronin, invece Regina Arpio, ragazzi, la tristezza. Esco accettinzione Grim, che sicuramente ce l'ha, perché anche Grim, dai, ormai esce, ecco, addirittura è qui. E quindi niente da fare, possiamo lasciarli, giusto che ne facciamo altre due, niente da fare, vabbè, dopo Grim che cosa ci poteva dare. Ringrazio anche Lord Giulio per avermi fatto fare questo piccolo roll cercando il nuovo eroe uscito oggi, ma che assolutamente non si è voluto far vedere né sul mio account né neanche su questo Rockno, il nuovo rinoceronte. Mi sarebbe piaciuto dropparlo anche per sbaglio. Comunque vi invito a lasciare un bel like e un commento se il video vi è piaciuto, e io vi saluto, ci vediamo come sempre nel prossimo video.